tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Sono sconvolta, primo perché sono sotto esame, secondo perché ho appena finito un libro che io sono sciocco, ma sì. Meno male che so già che esistono i seguiti, il secondo e il terzo, e che c'è già una trilogia dopo che racconta tipo 20 anni dopo, adesso non so quanti anni sono passati in realtà, però comunque ci siamo capiti, no? Vero? Esatto. Comunque, oggi sono in una nuova location. Per chi non lo sapesse, questa parte della casa di mia nonna, lì c'è la sua libreria, che in realtà non sono solo quelli, i suoi libri, alcuni li ho io a casa mia e alcuni dei libri miei sono qui. Perché ci riscambiamo, ovviamente mia nonna, per chi non lo sapesse, è stata l'artefice di questo e di tante altre cose per quanto riguarda la mia vita da lettrice e anche il mio canale, perché se non ci fosse stata lei io non avrei mai letto e non avrei fatto mai il mio canale. Comunque oggi volevo prima di tutto fare pubblicità Pampling, cioè bellissima sta maglietta, non credete, cioè super meravigliosa. Io l'ho comprata nel negozio fisico di Pampling a Bologna, tipo 2 anni fa. Comunque oggi volevo farvi vedere alcuni libri che ha qui mia nonna e che io vorrei leggere tanto, cioè tipo troppissimo per leggere. Vi invito a recuperare la seconda parte, sono nelle schede se volete. Partiamo con La scelta di Nicholas Sparks. Io non sapevo mia nonna leggesse Sparks, probabilmente questo libro è di mia zia, di mia cugina, probabile, perché io non sapevo mia nonna leggesse Nicholas Sparks, sinceramente. Comunque, poi, nuovo arrivato nella libreria di mia nonna, che io non ho ancora avuto piacere di leggere, volevo comprarlo per Natale 2020, però poi l'ha comprato lei. Quindi, cioè, gli hanno regalato mio zio a Natale, cioè La ragazza nella neve di Pam Genoff. E volevo leggere Natale, adesso non mi sembra il caso di leggere un libro di Natale, oggi che sto registrando il 30 giugno, non mi sembra il caso, in realtà, di leggere questo libro adesso, anche se in realtà ho letto anche una graphic novel di Natale, quella di Zero Calcare a Bomba Morto, quindi, cioè, evitiamo, almeno i libri di Natale leggiamoli sotto Natale, però questo c'è in lista. Poi ecco un libro che questo pure penso sia di mia zia o di mia cugina, perché mia nonna che leggesse i libri non ci credo, Noi siamo infinito, così è un uomo credo, Chutovsky, che cazzo ne so, io ho convinta che l'avesse scritto una donna questo libro, giuro, non lo so perché, convintissima. E ripeto, penso sia di mia cugina e di mia zia questo. Però è da un po' che l'ho ad occhio in libreria. Tra l'altro, questo ha la copertina del film con Emma Watson, che io ancora non ho mai visto. Quindi, magari mi deciderò quest'anno a leggerlo. E penso sia una lettura anche abbastanza estiva. Quindi, perché no? Prima devo finire la trilogia di cui vi parlavo prima, e il sequel, ovviamente, cioè la trilogia sequel. E poi magari questo. Tanto ormai mi sono infognata su quei 3 libri di quella prima trilogia, che non vi dirò qual è perché altrimenti mi farete spoiler. Magari per fine luglio penso di mettere questo, perché c'è la seconda trilogia, no? Di quello che vi dicevo prima. Quindi boh, vediamo se farò in tempo anche per luglio, boh, vediamo. Comunque mi sto dilungando troppo perché sono logorroica, questo lo so, grazie. Oh, allora questo è un libro per piagne, mo ve lo dico. Io prima di te di Giorgia Moyes, in realtà questo libro è mio. Mi ricordo che l'avevo comprato un giorno in cui mia mamma mi disse: tu non puoi andare a comprare libri, oggi te lo vedo. E io invece sono andata in libreria, l'ho comprato e l'ho portato qui, tornando a casa. E le ho detto a mia nonna: tu tienilo qui, non lo far vedere. Poi l'ho lasciato qua e non ancora l'ho letto mai. L'ho comprato tipo 3-4 anni fa, ero andata a vedere il film, cioè adesso vi dico quando è uscito questo libro, così entrando nel frattempo vi racconto cosa è successo. Io e mia sorella eravamo andate al cinema a vederlo, a vedere il film, e io c'ero rimasta di merda alla fine, quindi io già so cosa succederà. 2016, questa è la distanza del 2016, sono 5 anni, e ve lo giuro, cioè io perché avevo visto Io dopo di te, che è il sequel di questo, quello che succede dopo di questo, e quindi ho capito, ho pensato, ma perché me l'ho già spoilerata alla fine, perché me l'avevano spoilerata, però io
Io tipo là tipo no, non ci credo che finisce così, c'è il seguito del libro, cioè, quindi non finisce così. E sarà un falso spoiler, invece quello spoiler era verissimo. Io ci sono rimasta di merda, vi giuro, ho pianto male, non ho mai rivisto Io prima di te, però io sono convinta che il libro mi farà piangere ancora di più. Tra l'altro vi racconto anche questo altro aneddoto riguardo a questo libro. Mia zia lo ha trovato qui tipo 3-4 anni fa, 3 anni fa forse. E un giorno mi viene e mi fa: tu sei una stronza. E io tipo: che ho fatto? Che cosa ho fatto adesso? E mi ha detto: tu compri i libri e li regali alla nonna, quelli che fanno piangere non ti permetteranno più. Io tipo: che cacchio di libro ha letto mio a casa di mia nonna? Era questo. Io mi ero dimenticata che l'avevo lasciato qua, mi ero veramente caputo quel giorno, non mi ricordavo che si, cioè che non avevo capito che si riferisse a questo. E quindi sicuramente questo libro proprio l'ho letto, anche perché esiste Io dopo di te, ce ne sta pure un altro, mi sembra, di Jojo Moyes, come si chiama? Sì. Vabbè, andiamo, gli ultimi due libri sono due, cioè in realtà no, dello stesso autore italiano, di cui io ho già letto gli altri due libri, sempre rubati a mia nonna, quelli per fortuna li ho già letti, tra l'altro, anzi no, uno solo, perché questo non ci ho letto, Niente di vero tranne gli occhi, perché l'ho preso, convinta che non l'avessi letto, Flash, l'ho già letto, ce l'ho tra l'altro già questo libro, in un'altra edizione più bella rossa, magari dopo, no, rossa io uccido, che cazzo... Allora, questo l'ho letto, quindi niente, non, cioè ve lo faccio vedere che l'ho letto. Ma c'era un altro di Faletti? No, perché ero convinta di avercelo? Forse perché io uccido, che mia nonna già mi ha prestato, che ho già letto, e per questo mi ricordavo che ce ne fosse un altro. Scusate, ci stanno questi momenti di così. Se no, non è il mio canale, non sono io e non è divertente. Comunque, mi manca questo di Faletti, almeno in nostro possesso, Fuori da un evidente destino. Quindi questo devo aggiungere ora alla mia collezione di Giorgio Faletti. Probabilmente lo lascerò qua perché io non ce l'ho spazio. Però non lo so, cioè, mia nonna mi regala libri come se niente fosse, così come, cioè, così. Cioè, mi regala solo i suoi, non me li compra. Perché se dovesse comprare i libri di mia nonna, mi dovrebbe comprare solamente fantasy praticamente, e a lei non piacciono i fantasy, quindi lei me li compra solo se li chiede esplicitamente, oppure me li compra da sola e mi faccio regalare da altre persone. Quindi io le rubo, mi faccio prestare solo i libri che lei compra e che si fa regalare e che piacciono a lei, quindi, perché questi penso che, cioè, ci sono alcuni che ho trovato miei, di mia cugina e alcuni suoi. Questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se mi consigliate i seguiti, cioè in realtà solo io per me credo abbia il seguito. E noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!